Gabriella, ciao. Ciao, salve, buon pomeriggio a tutti. Salve, ciao Carlo. Bene, stiamo preparando questa registrazione, questo video, perché il team vuole presentare Gabriella, così come ha fatto con la sua foto, così come ha fatto con la sua presentazione scritta che abbiamo passato sui social network e passeremo anche sul nuovo sito internet, però adesso lo facciamo anche in video, così conosciamo anche la voce di Gabriella e la sua forma di Di parlare. comunicazione, sì. Allora, innanzitutto è un grandissimo piacere per me essere qui con voi e collaborare con il team. È iniziata questa forma di collaborazione partendo da una prima sessione di ipnosi che ho fatto insieme a voi con Claudia e che ha portato appunto poi a questo risultato, perché quando ho chiesto la sessione praticamente mi trovavo in un punto della vita in cui ero un po' bloccata, diciamo, sull'ambito lavorativo, perché mi occupo di psicologia e all'epoca, diciamo, ero pronta per intraprendere una strada che è quella della psicologia transpersonale, cioè che è definita come la quarta ondata poi della psicologia, perché si occupa degli aspetti, anche degli aspetti spirituali e animici proprio della persona, e quindi il suo obiettivo è proprio la realizzazione della centralità di ciò che noi siamo, della totalità. E quindi diciamo che questa esperienza poi mi ha portato appunto a collaborare con il team proprio per sostenere e orientare, la mia proposta infatti era questa, il processo di metabolizzazione che avendo passato poi sulla mia pelle mi sono resa conto di quanto a volte possa avere degli aspetti un po' tortuosi se non vengono poi compresi a livello della parte razionale in maniera poi totale. E quindi ho cercato proprio la collaborazione proprio per supportare tutti i clienti che fanno la sessione e per cercare anche di essere parte del loro processo di metabolizzazione. Quindi laddove ci possono essere delle ricadute, che sono poi delle ricadute, diciamo, nella mente, nei vecchi schemi, nei vecchi condizionamenti, no? Da cui poi noi vogliamo uscire, ci posso essere, posso essere parte di questo processo, riuscendo, cercando poi, diciamo, di aiutare le persone a comprenderlo in maniera, diciamo, più lucida, diciamo così. Questo servizio nasce perché ormai c'è la necessità di strutturarlo meglio. Fino adesso è stato un po' l'operatore di ipnosi a fare un po' da consulente, diciamo così, sia in pre sia in post sessione. Oggi non dico che sia impossibile, però è necessario organizzarlo per diversi motivi. Uno perché ormai i nostri operatori sono pienamente impegnati nelle loro sessioni e quindi non possono dedicare altro tempo per altri tipi di servizi che richiedono comunque energia, richiedono tempo, eccetera. E in secondo luogo, perché questo servizio può essere sicuramente potenziato, lo stiamo potenziando insieme, lo stiamo creando, lo stiamo evolvendo piano piano. E quindi ci sei tu, che ti occuperai anche di pre e di post sessione. Abbiamo notato che una sessione è uno strumento eccellente per poter risolvere i problemi che affliggono un po' tutti noi esseri umani qui sulla Terra, perché andiamo alla causa esoterica del problema. Però, se la parte razionale, cioè quella parte non subliminale, quella che noi viviamo ogni giorno nella fisicità, non comprende o non comprendi con gli stessi tempi che usa la parte subliminale, si cominciano ad avere dei piccoli discostamenti che possono allungare i tempi di metabolizzazione di una sessione o in casi più estremi possono anche annullare i risultati Corretto. o addirittura non ci si può arrivare né in maniera parziale o in maniera totale. Quindi per evitare questo abbiamo proprio deciso di organizzare questo servizio. Pre-sessione e post-sessione. Io voglio dire una cosa, poi ti lascio ancora la parola, Gabriella. Stiamo dividendo il cliente in tre categorie principali. 1, 2, 3. Primo livello, secondo, terzo livello. In base a quello che è presuntamente il suo livello di consapevolezza che gli permette più o meno di poter utilizzare la sessione come uno strumento per risolvere i suoi problemi.
quanto può utilizzare questo strumento, con quale percentuale può ottenere dei risultati validi. Abbiamo una prima persona, un primo livello di consapevolezza, che noi notiamo subito dal modo in cui si esprime nelle mail, negli scritti con cui si propone o chiede una sessione, i punti che elenca e come li elenca. Da una prima analisi vediamo se un cliente è in un presunto primo, secondo, terzo livello. Se notiamo che questo cliente è in un primo livello, che significa livello di consapevolezza esoterica rispetto a quella che è la nostra scala della consapevolezza, non sufficiente per poter approfittare una sessione di ipnosi regressiva. Sta perdendo, perderebbe soldi, tempo, energie e potrebbe anche rimanerne così frustrato che questa frustrazione potrebbe anche provocare un piccolo passo indietro in quello che è il suo processo di crescita personale. Quindi questo è un primo livello che ha bisogno, prima di affrontarsi in una sessione, confrontarsi con una sessione, un accompagnamento. No? Per capire quelli che sono i punti base per poter mettersi in una sessione di ipnosi regressiva esoterica, partendo già col piede giusto. Giusto, sì. Poi abbiamo quelli di secondo livello, che sarebbero quelle persone che sì, possono perfettamente entrare, prenotare una sessione di ipnosi regressiva, realizzarla. Non importa se personalmente o attraverso una terza persona, una persona di supporto, ma che potrebbe poi ottenere dei risultati parziali o totali, ma potrebbe perderli, perché dopo la sessione il suo processo potrebbe essere compromesso da una sorta di processo mentale della parte razionale, fatto proprio delle strutture mentali di cui siamo fatto, di quelle strutture vec delle vecchie strutture mentali di cui parlavi, per cui c'è un processo di riprogrammazione della parte subliminale, da parte della parte razionale, no? Quindi della vita di tutti i giorni, delle opinioni che ci circondano e che ci condizionano, eccetera, eccetera. Sì. Mentre poi c'è il terzo livello, quindi quello che per noi è un livello di consapevolezza alto, che significa sì, bene, fai la sessione perché tu puoi sicuramente utilizzare questa sessione al meglio, potrai avere grossi risultati e anche in tempi abbastanza brevi. Perché il tuo livello di consapevolezza, almeno di quella della parte razionale, ti consente di... Addirittura ti consente di poter programmare, diciamo così, la parte subliminale e non al contrario, quindi è un po' il tuo atteggiamento, il tuo modo di porti nella vita in maniera cosciente e consapevole che attua dei cambi. Adesso non voglio dilungarmi nei dettagli tra primo, secondo e terzo livello, questa è giusto una infarinatura. E quindi tu sei Anche, lì, dimmi. sì, anche perché secondo me, anche attraverso poi un confronto che si può avere attraverso questo servizio, si può passare da un livello all'altro, Certo, prendendo più consapevolezza, certo, rispetto le proprie dinamiche, perché certo, poi è nella quotidianità, come dicevi perfettamente tu, che si ha a che fare con quelli che sono i propri pensieri, pensieri intrusivi, condizionamenti e schemi, che non osservati, poi possono generare continuamente questa co-creazione che ci fa ricadere poi comunque nelle abitudini da cui attraverso la sessione noi vogliamo liberarci. Quindi è perfettamente coerente, diciamo, il connubio tra la sessione di ipnosi e un certo tipo di approccio alla psicologia. Ed è questo proprio lo spirito che mi piace e che voglio trasmettere anche alle persone che poi comunque fanno la sessione. Infatti, quando noi ci troviamo davanti a un presunto cliente di livello consapevolezza 1, gli consigliamo di passare da te, se vuole ovviamente, perché potrebbe essere molto utile questo nuovo approccio che permette a essere più consapevole coscientemente, in maniera più conscia e razionale di quello che sta andando a fare e quindi sicuramente ottenere risultati. Quindi diciamo che potrebbe passare da un livello 1 a un livello 2
secondo quello che è la nostra scala di questa consapevolezza, e allora sì che poi può affrontare una sessione e può trarne vantaggio. Questo Perfetto. sì, questo è uno dei primi goal che noi cerchiamo di ottenere. E poi non è detto chiunque voglia usufruire di questo servizio post sessione può mettersi in contatto con il team che provvederà a mettere in contatto con te in questo caso per quello che è una consulenza post sessione che sicuramente non può fare altro che accelerare il processo di metabolizzazione. Ben detto, perfetto. Penso che abbiamo detto tutto, ora poi lasciamo un po' di spazio di curiosità, insomma, ai clienti che vogliono comunque usufruire del servizio, perché all'interno di questo servizio poi saranno previste anche delle piccole tecniche che possono agevolare comunque il processo di metabolizzazione ogni giorno, quotidianamente, anche perché siamo presi poi, come dicevamo prima, dalle nostre abitudini e i pensieri comunque continuano a far fronte la nostra razionalità ed è giusto attraverso piccole tecniche, degli accorgimenti e rendersene conto, perché la consapevolezza poi parte, arriva qua e deve ripartire da qua per fare tutto il lavoro, perché alla fine l'obiettivo è soltanto la crescita ed è giusto che sia così. Volevi aggiungere qualcos'altro su di te, qualche curiosità che vuoi che i seguitori sappiano su di te? Vabbè, io già avevo scritto un po' una piccola descrizione diciamo, di chi sono. Sono laureata ormai quasi 10 anni fa, però prima il mio approccio, diciamo, era più tradizionale clinico. Sentivo che c'era sempre una piccola parte che non mi convinceva dell'approccio clinico, anche perché so Aspetta, che. perché questo non l'abbiamo detto e magari chi non ha letto il testo non può capire. Ah, perfetto. Gabriella è una psicologa iscritta all'albo e che adesso sta collaborando con il team e si è molto avvicinata all'ipnosi regressiva e io ho visto subito che ci poteva essere una stretta e ottima collaborazione ed è quello che stiamo sviluppando. Adesso sì che puoi raccontare perché no, non ti Sì, avrebbero è capito. vero. Hai ragione. E quindi, insomma, partendo per essenza che poi uno sente, no, di essere altro, di avere altre parti che ci guidano e che fanno parte di noi, da lì ho iniziato a intraprendere, diciamo, studi di ricerca spirituale e un lavoro su me stessa che poi mi ha portato ovviamente a ricercare l'ipnosi regressiva come tecnica per ulteriore conoscenza di ciò che sono e di quelle che erano, diciamo, delle cause esoteriche che volevo comunque analizzare su di me. Questo poi mi ha portato finalmente a trovare quella che per me è la strada maestra per far ciò, cioè unire e conoscere le parti spirituali, la parte subliminale, c'è l'anima e le parti spirituali all'interno poi di un contesto psicologico, in maniera poi da rendere, diciamo, più ampia e più espansa questa conoscenza della psicologia, che è definita proprio quarta ondata perché non può non prescindere dalla conoscenza di ciò che noi siamo in totalità. Quindi, questo, tutto qua, diciamo. Grazie Gabriella. Adesso Grazie a te, Calo. lasciamoli in pace, chiudiamo la registrazione Ok, e buon lavoro, benvenuta nel team. buon lavoro, grazie, grazie, arrivederci a tutti, salve ragazzi.